Luca Tosti, 37 anni ed ex modello, è stato stroncato da una leucemia fulminante che se lo è portato via in soli 3 giorni. Lascia una moglie incinta di 7 mesi, Claudia in prima fila al funerale, che non è riuscita a leggere un ricordo di suo marito. Riporta la cronaca del funerale Il Messaggero, Luca Tosti, come si vede in foto, era un uomo solare, affascinante, che conobbe la notorietà al concorso Il più bello d'Italia e poi, terminata la carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, aveva cominciato ad occuparsi di portali online e web marketing, gestiva il Pepe Nero di Porto Sant'Elpidio. Così lo ha ricordato il parroco durante la funzione. Un uomo che ha vissuto nella gioia e nella disponibilità verso gli altri. Bello e altruista, generoso e disponibile con tutti, Luca Tosti ha accusato un malore nella giornata di venerdì e si è subito reso necessario il ricovero in ospedale. È andato in coma sabato ed è morto martedì alle 7 del mattino, stroncato da una leucemia fulminante. Non soffriva di nessun disturbo in particolare, negli ultimi tempi soffriva solo maggiormente lo stress e la stanchezza, credendo si potesse trattare di normale stress da lavoro. Lunghissimi gli applausi con cui è stato accolto il feretro, tanta commozione per una chiesa piena di gente, accorsa per l'ultimo saluto al grande Luca Tosti. Vai a salutare il mio amico in paradiso fra, morto anche lui per la tua stessa malattia. Ciao!